Buon pomeriggio a tutti, cominciamo dunque questa nostra penultima lezione di lettura d'Antis di quest'anno. Come sapete, la settimana prossima leggiamo l'ultimo canto del Purgatorio e quindi ci saluteremo fino a marzo dell'anno prossimo. Leggiamo oggi il canto quindi 32esimo, che è quello più lungo, più complesso, enigmatico, pieno di cenni apocalittici dell'intero libro. Quindi lo leggiamo come al solito tutto di seguito. Vi prego, facciamo una pausa durante la quale vi prego di pensare un po' ai vostri quesiti, dopo li rispondiamo a voce così io non guardo la chat, secondo mi è stato richiesto. E quindi immagino che avrete molti dubbi durante la lettura, cerchiamo di chiarirli durante la spiegazione. Tant'erano gli occhi miei fissi e attenti a risbramarsi la decenne sete che gli altri sensi m'erano tutti spenti. Ed essi quince quindi avvien parete di non cader, così lo santo riso a sé traelli con l'antica rete. Quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle dee, perché io udii da loro un troppo fiso, e la disposizione che a vedere negli occhi, pur testé dal sol percossi, senza la vista alquanto esser mi fe. Ma poi che al poco il viso riformossi, e dico al poco per rispetto al molto sensibile onde a forza mi rimossi, vindi sul braccio destro esser rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole e con le sette fiamme al volto. Come sotto gli scudi per salvarsi volgersi schiera e se gira col segno, prima che possa tutta in sé mutarsi, quella milizia del celeste regno che procedeva, tutta trapassonne, pria che piegassi il carro e il primo legno. Indi alle rote si tornar le donne e il grifo mosse il benedetto carco, sicché però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, Estazio e io seguitavam la rotta che fe l'orbita sua con minore arco. Sì, passeggiando l'alta selva vota, polpa di quella che al serpente crese, tempravi i passi un'angelica nota. Forse in tre voli tanto spazio prese di sfrenata saetta quanto eravamo rimossi quando Beatrice scese. Io sentii mormorare a tutti Adamo, poi cerchiare una pianta dispogliata di foglie d'altra fronde in ciascun ramo. La coma sua, che tanto si dilata più quanto più è su, fora dall'indine i boschi lor per altezza ammirata. Beato sei, Grifon, che non discindi col becco desto legno dolce al gusto, poscia che mal si torce il ventre quindi. Così d'intorno all'albero robusto gridarono gli altri e l'animal vinato sì si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al temo che le avea tirato, trasselo al piede della vedova frasca e con quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce mischiata con quella che raggia dietro alla celeste lasca, turgide fansi e poi si rinovella di suo color ciascuna, pria che il sole giunga li suoi corsier sotto altra stella, men che di rose più che di viole colore aprendo si innovò la pianta che prima avea le ramo, sì sole. Io non l'intesi, né qui non si canta l'inno che quella gente allor cantaro, nella nota soffersi tutta quanta. S'io potessi ritrar come a sonnaro gli occhi a spietà chiudendo di siringa, gli occhi a cui pur vegghiar costò sì caro, come pintor che con essem propinga disegnerei com'io m'addormentai, ma qual vuol sia che la sonnar ben finga. Però trascorro a quando mi svegliai e dico che un splendor mi squarciò il velo del sonno e un chiamar, surgi, che fai?
quali a veder dei fioretti del melo che de suo pome gli angeli fagiotti e perpetue nozze fa nel cielo. Pietro e Giovanni e Jacopo, condotti e vinti, ritornarono alla parola, dalla qual furono maggior sonni rotti, e videro scemata loro scuola, così di Moisè come d'Elia, e al maestro suo cangiata stola, tal torna io. E vidi quella pia sovra me starsi che conducitrici fu dai miei passi lungo il fiume Pria. E tutto in dubbio dissi: ov'è Beatrice? Ond'ella, vedi lei sotto la fronda nova sedere in sulla sua radice, vedi la compagnia che la circonda, gli altri dopo il grifon sen vanno suso, con più dolce canzone e più profonda. E se più fu lo suo parlar diffuso, non so, però che già negli occhi m'era quella che ad altri intender m'avea chiuso. Sola sedea sin sulla terra vera, come guardia lasciata lì del plaustro che legar vidi alla biforme fera. In cerchio le faceva di sé claustro le sette ninfe, con quei lumi in mano che son sicuri di Aquilone d'Austro. Qui sarai tu poco tempo, Silvano, e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Però, in pro del mondo che mal vive, al carro tieni or gli occhi e quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrivi. Così Beatrice, e io che tutto ai piedi di suoi comandamenti era divoto, la mente e gli occhi ov'ella volle diedi. Non scese mai con sì veloce moto foco di spessa nube quando piove da quel confine che più va remoto, come io vidi calar l'uccel di Giove per l'arbel giù, rompendo della scorza nonché di fiori e delle foglie nuove, e ferì il carro di tutta sua forza, ond'el piegò come nave in fortuna vinta dall'onda, or da pioggia or da orso. Poscia vidi avventarsi nella cuna del trionfal veicolo una volpe che d'ogni pasto buon pare a digiuna. Ma riprendendo lei di là der culpe, la donna mia la volse in tanta fuda quanto sofferser l'ossa senza polpe. Poscia per indi ond'era pria venuta, l'aguglia vidi scender giù nell'arca del carro e lasciar lei di sé pennuta. E quale esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì del cielo e cotal disse: «O navicella mia, con mal sei carca!» Poi parve a me che la terra s'aprisse trambo le ruote e vidi uscirne un drago che per lo carro sulla coda fisse e come vespa che ritragge l'ago, a sé traendo la coda maligna, trasse del fondo e disse in vago, vago: quel che rimase, come da gramigna vivace terra, dalla piuma offerta, forse con intenzione sana e benigna, si ricoperse e funne ricoperte l'una e l'altra rota il temo, intanto che più tiene un sospir la bocca aperta. Trasformato così il edificio santo, mise fuor teste per le parti sue, tre sovra il temo e uno in ciascun canto. Le prime erano cornute come bue, ma le quattro un sol corno avean per fronte, simile mostro visto ancor non fue. Sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta, m'apparve con le ciglia intorno pronte. E come perché non gli fosse tolta, vidi di costa lei dritto un gigante, e baciavansi insieme alcuna volta. Ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo la flagellò dal capo in fin de piante. Poi di sospetto pieno, d'ira crudo, mi sciolsi il mostro e trasse per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e alla nuova bella. Allora, come forse avrete intuito, la seconda metà del canto, soprattutto, è pieno di presenze demoniache e di una grande velocità narrativa che noi per forza, per
per cercare di spiegare ogni elemento dovremmo interrompere. Allora, non so se vi ricordate che il canto 31esimo, quello che abbiamo letto la settimana scorsa, si chiudeva unico in tutto il libro con un punto interrogativo che corrispondeva alla, diciamo, dichiarata impossibilità di Dante di descrivere pienamente la bellezza del viso di Beatrice che era stato appena scoperto a richiesta delle ninfe che rappresentano le virtù. Vi ricordate che le ninfe avevano chiesto a Beatrice di scoprire a Dante la seconda bellezza del suo viso, cioè la bocca, e quindi quando Dante la vede, diciamo, non sappiamo più che cosa succede perché lo scrittore interrompe la narrazione per dichiarare l'impossibilità di rendere l'armonia che quel viso di Beatrice raggiava attorno nell'aria del paradiso terrestre. E quindi ora sì, all'inizio di questo canto 32esimo si riprende la narrazione. Tant'erano gli occhi miei fissi e attenti a disbramarsi da decenne sete che gli altri sensi m'erano tutti spenti. Cioè Dante dice i miei occhi erano così fissi e attenti nella bocca di Beatrice, si capisce, a disbramarsi, cioè a togliersi la brama, l'anelito fortissimo della sete decenne, cioè di 10 anni, perché vi ricordate che Beatrice era morta nel 1290 e questo incontro nell'Eden sta avendo luogo nel 1300, ma questa precisione proprio del numero di anni è interessante perché, come è stato notato, contrasta con l'eternità che Dante sta vedendo nel viso di Beatrice riflesso. Vi ricordate che prima negli occhi di Dante, scusate, di Beatrice, Dante aveva visto il grifone che simboleggia Cristo nella sua doppia natura e che lui aveva visto alternatamente, vero? A volte come leone, a volte come aquila, proprio per speculum, vedendo in Beatrice la teologia, questa verità che in paradiso potrà vedere faccia a faccia, che è il mistero dell'incarnazione. Lì Dante vedeva, diciamo, l'eterno, perché stava vedendo il divino. Qui invece, vedendo la bocca, si sta disbramando di una sete di 10 anni, e quindi il numero indica appunto questa piccolezza della durata umana, e che tuttavia Dante sembra tanto, e Dante sbramandosi, cioè mangiando di quel cibo di cui aveva avuto quest'anelito, questa brama per 10 anni, aveva spento tutti gli altri sensi. Vi ricordate che se ne parla in diversi posti del Purgatorio di questa diciamo caratteristica dell'anima umana che, essendo una sola, quando uno dei sensi è fortemente attratto da qualche oggetto sensibile, tutti gli altri sensi si addormentano, diciamo che mettono in pausa la loro specifica percezione. E quindi a Dante sta accadendo questo. Ed è importante capirlo, perché lui era stato appena invitato dalle ninfe a guardare la bocca di Beatrice, ma evidentemente l'attrazione esclusiva di questa bocca sta facendo sì che Dante dimentichi tutto ciò che lo circonda, e probabilmente anche gli occhi di Beatrice, dove lui aveva appena visto Cristo riflesso. E quindi questo carattere esclusivo è quello che chiaramente tra qualche verso sarà oggetto della diciamo del rimprovero delle ninfe. E infatti Dante insiste su questa, diciamo, questa incapacità
che guardando la bocca di Beatrice lui ha di percepire le altre cose, al verso quarto, attraverso un'immagine molto efficace, ed essi quinci e quindi avien parete di non caler, cioè gli occhi avevano come due pareti di non importanza, cioè erano diciamo circondati da una protezione rispetto alle altre cose che avrebbero potuto percepire, che consisteva nel non caler, cioè nel non tenerci, nella mancata attenzione. Così lo santo riso a sé traeli con l'antica rete, cioè così fortemente il santo sorriso di Beatrice li attraeva con l'antica rete con la quale avevano attratto Dante giovane quando lei era viva. E quindi mentre Dante era talmente assorto nella visione della bocca di Beatrice che gli occhi non stavano percependo niente del resto, verso settimo, quando per forza mi fu volto il viso per la sinistra mia da quelle dee, per chi udì da loro un troppo fiso. Allora, quando per la forza la vista mi fu rivolta verso la mia sinistra, quindi dove sono le tre virtù teologali, da quelle dee, perché io udii da loro un troppo fiso, cioè stai guardando troppo fissamente la bocca di Beatrice. E quindi questo rimprovero è probabilmente legato, cioè premetto che questo canto è forse quello più ricco di esegesi, interpretazioni lungo i secoli, perché è pieno di elementi molto complessi da interpretare. Io vi sto più o meno riassumendo le interpretazioni che mi sembrano più ragionevoli, perché non ci basterebbe l'intero pomeriggio a parlarne con i particolari, ma qui sembrerebbe che questo rimprovero delle virtù sulla troppa esclusività che ha assunto lo sguardo della bocca di Beatrice nell'anima di Dante, al punto che lui ha abbassato ogni percezione del resto di ciò che ha attorno, è legato appunto a questa rischiosa soddisfazione in un elemento che dovrebbe essere invito per andare oltre, perché come voi sapete, fin dalla vita nuova e quindi dalla concezione di Beatrice come donna angelo, lei è un tramite attraverso il quale Dante può raggiungere il bene sommo. Mentre negli occhi di Beatrice lui aveva visto il grifone in un modo imperfetto, quindi come promessa di quello che poi vedrà in paradiso perfettamente, la bocca di Beatrice evidentemente sta assorbendo in un tale modo il desiderio di Dante che gli sta impedendo di desiderare di andare oltre e quindi di andare in paradiso. E quindi Dante sta guardando e le ninfe lo richiamano, gli distolgono gli occhi e lui per forza guarda verso di loro che gli stanno indicando di smettere di guardare la bocca di Beatrice. E quindi Dante al verso decimo: e la disposizione che a vedere negli occhi pur testé dal sol percossi senza la vista alquanto essermi fe, cioè la stessa condizione che hanno gli occhi quando sono appena stati percossi dal sole e si distolgono, guardano oltre, quel momento in cui si rimane accecati dall'eccesso di luce che è stata vista prima, così la stessa condizione mi fece, dice Dante, essere un po' senza la vista. Quindi dopo aver guardato il sorriso di Beatrice così intensamente, quando Dante
richiamato dalle ninfe, rivolge ad esse lo sguardo. Vi ricordate che loro sono in mezzo alla processione, no? Attorno alle ruote del carro che è tirato dal grifone, a sua volta preceduto dai 24 anziani e dai candelabri, vero? Allora, quando Dante distoglie lo sguardo dal sorriso di Beatrice, rimane accecato per la differenza di luce che c'è tra quel sole, come dice attraverso la similitudine, che è nel sorriso di Beatrice, e quest'altra processione che comunque era molto luminosa. E infatti al verso 13, per spiegare, come al solito Dante si prodiga molto di dettagli che caratterizzano la facoltà visiva, al verso 13 spiega: ma poi che al poco il viso riformossi, cioè ma una volta che la mia vista si adeguò al poco, cioè a quello meno lucente che è nella processione, e mette questo inciso, e dico al poco per rispetto al molto sensibile onde a forza mi rimossi, cioè dico poco in confronto con il molto sensibile che era il sorriso di Beatrice, che era molto più luminoso, visione dalla quale io sono stato rimosso per la forza, quindi non poco in senso assoluto, ma poco in confronto con la luminosità del riso di Beatrice. Quando Dante, diciamo, riesce a riadattare il suo potere visivo a questo elemento meno luminoso, che è la processione, verso 16, vidi sul braccio destro essere rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole con le sette fiamme al volto. Cioè vidi che l'esercito glorioso, cioè tutta la processione, si era girato e se ne tornava verso oriente col sole, perché qui è passato, diciamo, è ancora il mattino e quindi il sole ancora sull'oriente quando sta uscendo, e con le sette fiamme del candelabro davanti. E quindi Dante, evidentemente, mentre stava guardando il sorriso di Beatrice, così concentrato, si era perso il movimento che avevano cominciato questi signori, insomma, il candelabro, eccetera, e tutti che stavano, insomma, girando verso oriente. E al verso 22, no, scusate, al verso 19 Dante inizia una similitudine per descrivere il movimento, diciamo, progressivo che fanno tutti gli elementi della processione per girarsi, con il movimento che fanno gli eserciti quando cambiano direzione, in cui magari quelli che diciamo si sono girati per prima hanno cominciato già a retrocedere e sorpassano altri che venivano dietro che stanno ancora girando, vero? Che era un'immagine, insomma, in una società piena di battaglie come era quella medievale, che era, insomma, nella memoria di tutti i lettori. Allora, ecco, leggiamo questa similitudine al verso 19: come sotto gli scudi per salvarsi volgersi schiera e se gira col segno prima che possa tutta in sé mutarsi, cioè come sotto gli scudi una schiera, cioè un esercito, si volge per salvarsi, cioè per fuggire dal nemico, e gira se stesso col segno, cioè l'esercito gira con la bandiera che di solito va davanti all'esercito, prima che possa girarsi tutta in se stessa la schiera, quella milizia del celeste regno che procedeva tutta trapassonne, pria che piegasse il carro il primo legno, cioè quella milizia del paradiso che
procedeva, cioè quella che era nella parte davanti, ci sorpassò tutta prima che il carro piegasse il suo primo canto. E quindi gli anziani e i candelabri si erano girati già, avevano cominciato a tornare indietro prima che il carro girasse. E quindi al verso 25, indi alle rote si tornar le donne, quindi le ninfe, vi ricordate che prima erano vicine alle ruote del carro che rappresenta la Chiesa, e loro, ricordo, rappresentano le virtù, le quattro chiaramente le cardinali e le tre le teologali, tornano alla loro posizione originale accanto alle ruote del carro che avevano lasciato per guidare Dante, e il grifon mosse il benedetto carro, sicché però nulla penna, crollonne. Cioè il grifone mosse, cioè guidò nel movimento, il carro, il carico, il carco, non il carro, però è il carro, il verso dice il carco, però è il carro che il grifone sta trascinando, in modo che non crollò nessuna penna, cioè non ferì in nessun modo tutto il resto dell'esercito che stava girando. Questa mancata, diciamo, ferita in questo movimento, secondo alcuni commentatori antichi, è rappresentativo della dolcezza con la quale si fa il passaggio dalla legge antica dell'Antico Testamento nella grazia cristiana, che è chiaramente simboleggiata dal grifone. E al verso 28, la bella donna che mi trasse al varco, Estazio e io seguitavam la rota che fe l'orbita sua con minore arco. Cioè Matelda, questa bella donna che aveva portato Dante al varco, cioè al passaggio dell'Eteo, vi ricordate che Dante si era svegliato dopo essere svenuto guardando la bellezza di Beatrice, si era svegliato in mezzo all'Eteo, trascinato da una donna che l'aveva appunto l'aveva fatto attraversare il fiume e arrivare al paradiso terrestre vero e proprio. Quindi questa bella donna, di cui non conosciamo ancora il nome, lo sapremo la settimana prossima, ma che io per comodità ho già anticipato come Matelda, e io e Stazio, dice Dante, seguitavamo la ruota destra. Perché dico con tranquillità che la ruota destra? Perché qui si dice che quella che nel girare fece un arco di orbita minore, siccome prima si è detto che giravano a destra, chiaramente quella che si è mossa di prima nel giro. E quindi stanno camminando, insomma, accanto alle virtù cardinali, Matelda, Stazio e Dante. E al verso 31, si passeggiando l'alta selva vuota, colpa di quella che al serpente crese, tempravi passi un'angelica nota. Cioè, mentre noi passeggiavamo attraverso la profonda o l'alta, insomma, perché gli alberi sono molto alti, vuota, cioè il bosco dell'Eden svuotato per colpa, come si dice al verso 32, di Eva, cioè quella che diede credito al serpente, i passi erano temperati da una musica angelica, cioè cantata chiaramente dagli angeli. Vi ricordate che la settimana scorsa abbiamo detto che questa processione, che era cominciata, insomma, canti prima, simboleggiava la storia universale, in mezzo alla quale chiaramente la storia dell'uomo, che è quella principale, e la presenza così importante del grifone che trascina questo carro era indicativo del fatto che tutto quello che accadesse a questo carro riguarda la storia della Chiesa.
che è infatti quello di cui Dante sarà testimone nella seconda parte del canto, un testimone abbastanza stupito, incerto, perché vedrà delle cose che non capirà e che gli verranno spiegate almeno in parte solo nel prossimo canto, ma di cui lui comincia già a far parte. Cioè quello che vi vorrei insomma trasmettere, ve lo dico ora perché Dante esplicita che sta camminando accanto a una ruota del carro della chiesa. E infatti vedremo che, forse l'avete sentito durante la prima lettura, è in questo episodio che Dante riceve la sua prima investitura poetica e profetica dalla voce di Beatrice, non a caso appunto in mezzo alla storia della chiesa. Il che vuol dire che la presenza di Dante lì, per il quale, diciamo, si farà questa messa in scena tremenda, insomma, che occupa la seconda parte del canto, fa parte di un intervento che riguarda la storia della Chiesa. Perciò Dante insegue appunto questa ruota che finora, diciamo, questo è solo un cenno, anche perché lì c'è spazio che non c'entra niente. Però poi, come vedrete, è con Dante che parla Beatrice sulla sua missione più avanti, vero? Allora, Dante sta camminando insieme a Matelda e a Stazio, seguendo la ruota del carro, e mentre passeggia, e quando ce lo ricorda, approfitta per fare un brevissimo cenno al peccato originale, attraverso l'allusione a Eva, il che è significativo perché, come vedremo nella seconda parte del canto, si simboleggerà il rapporto complementare della passione di Cristo rispetto del peccato originale. Mentre loro camminano, si sente questa musica fatta dagli angeli. E al verso 34, forse in tre voli tanto spazio prese di sfrenata saetta, quante eravamo rimossi quando Beatrice scese. Allora, forse abbiamo camminato lo spazio che percorre una saetta senza freni, facendo tre voli di seguito, quanto c'è cioè lo stesso spazio, ci eravamo allontanati quando Beatrice scese dal carro. Vi ricordate che Beatrice finora è stata sempre sul carro, va bene? Qui lei scende. E al verso 37, quando scende Beatrice, io sentii mormorare a tutti Adamo, poi cerchiare una pianta disfogliata di foglie d'altra fronda in ciascun ramo. Cioè tutti i membri della processione mormorano il nome del primo uomo, Adamo chiaramente, e si mettono in cerchio attorno a un albero dispogliato di foglie e di qualsiasi altra fronda in ogni ramo. Quindi a una pianta che è stata chiaramente rovinata, è ovvio che si tratta appunto dell'albero della scienza dal quale hanno mangiato il frutto proibito Eva e Adamo e che è rimasto appunto senza vita. Quest'albero che vedremo nei versi che seguono assume proprio, diciamo, un ruolo da protagonista, nel canto 33esimo sarà interpretato esplicitamente da Beatrice come la giustizia. Questo è importante tenerlo presente. Evidentemente il Dante scrittore ha voluto che noi provassimo una grande incertezza nella lettura di questo canto, come al solito accompagnando l'incertezza che lui come personaggio ebbe nel vedere come testimone tutta questa scena. Ma per motivi didattici, visto che noi dobbiamo aspettare una settimana per leggere
il nuovo canto, e perché poi bisognerebbe rileggere questo 32° con le spiegazioni che si daranno nel 33°. Mi permetto di spoiliarvi, insomma, e dirvi che l'albero dal quale hanno mangiato Eva e Adamo è, secondo l'esplicita interpretazione di Beatrice, la giustizia. E quindi il fatto che qui sia spoglio, che non abbia vita, vuol dire che dopo il peccato originale è scomparsa la giustizia divina presso l'umanità, che chiaramente è quella che viene a ripristinare Cristo. E la descrizione ora, al verso 40, di quest'albero ci ricorderà probabilmente gli alberi che erano nella cornice della gola, che erano degli abeti capovolti, vi ricordate, che avevano la base più sottile e si allargavano verso l'alto. E Dante aveva detto: credo affinché nessuno ci potesse salire, perché in quegli alberi, vi ricordate, c'erano dei frutti che servivano al contrappasso dei golosi, tentandoli con il loro profumo. E allora al verso 40 noi capiamo il carattere proprio genetico che c'è tra l'albero della scienza, quello che, come vi ho appena detto, si rivelerà essere quello della giustizia, e quegli altri alberi della sesta cornice, perché, come si dice al verso 40 e seguenti, anche questo è capovolto rispetto alla, diciamo, solita posizione degli abeti. La coma sua, che tanto si dilata più quanto più è su, fora dall'indine i boschi lor per altezza ammirata. Cioè la chioma di quest'albero che è stato circondato da tutta la processione, che si dilata più e più quanto più va su, e quindi ha questa forma, diciamo, opposta a quella degli alberi al mondo, sarebbe dagli indi, cioè dagli abitanti dell'India, nei loro boschi ammirata per l'altezza. Cioè, secondo le Georgiche di Virgilio, nei boschi indiani ci sono alberi altissimi, e quindi Dante sta dicendo che la chioma di quest'albero, dal quale mangiarono Eva e Adamo, supera moltissimo in altezza anche gli alberi più alti di questo mondo. E questo è interessante perché innanzitutto il fatto che l'altezza di quest'albero superi le altezze cui si è abituati in terra implica che la giustizia divina, di cui quest'albero è simbolo, va oltre la capacità di sguardo, di comprensione degli umani. Ma è anche interessante il fatto che questa menzione all'India sia collegata appunto al carattere inscrutabile della giustizia, perché di nuovo lo vedremo quando leggeremo il canto 19° del Paradiso, tornerà questa regione dell'India a proposito appunto del carattere insondabile dei criteri di giustizia di Dio. Quindi l'anno prossimo cercheremo di ricordarcelo quando leggeremo quel canto stupendo. Allora, Dante ha appena visto che come Beatrice scese dal carro, tutti mormorarono Adamo e circondarono questa pianta spoglia di ogni verde in ogni suo ramo, che è una pianta che si dilata verso l'alto e che eccede l'altezza degli alberi in terra. E al verso 43, beato sei grifon che non discindi col becco desto legno dolce al gusto, poscia che mal si torce il ventre. Quindi, allora, come si dice subito dopo, tutti gridarono, insomma, tu sei, che tu sia beato, sei beato grifone,
giacché non si pari, non dividi col becco desto legno, cioè non mangi da questo legno che è dolce al gusto perché dà frutti dolci, ma che poi il ventre si torce malamente dopo, e che quindi è una sorta di dolce che poi, essendo digerito, fa male, che è quello che appunto accade col peccato originale, che diciamo, lasciandosi tentare dalla dolcezza di questo frutto, l'umanità colse insomma, un tempo lunghissimo di ingiustizia. È interessante che questa immagine diciamo, del mangiare di questo frutto che è dolce quando lo si prova, ma poi lascia una malattia, come si oppone, e lo vedremo anche questo in Paradiso, con l'immagine metaforica che a Dante si dà come indicazione di quello che sarà la commedia, perché Cacciaguida, il trisavolo di Dante, che è un personaggio importantissimo che Dante troverà nel paradiso, facendo a Dante una nuova investitura profetica che si, diciamo, integra a quella che fa non a caso Beatrice in questo canto, indica a Dante di raccontare tutto quello che vide nel viaggio, nonostante a molti non piacerà la verità che lui vide, perché questo suo poema sarà amaro nel gusto, nel primo gusto, ma lascerà vita al nutrimento poi, e quindi è opposto appunto a quello alla violenza della giustizia che implica aver mangiato da questo albero. E il fatto che il grifone non divida, non rompa l'albero, e che questo sia cantato chiaramente dai personaggi della processione, sta a indicare quanto è importante l'obbedienza di Cristo nei confronti della volontà del Padre. Perché, come si spiegherà anche nel Paradiso, il solo modo di ripristinare il rapporto di amicizia tra Dio e le creature era quello di disandare il peccato originale, il che non poteva ottenersi altrimenti che con l'umiliazione della discesa della divinità al piano umano e il rispetto della volontà del Padre nella stessa misura in cui la volontà del Padre fu infranta da Eva e Adamo. Va bene? Siete ancora vivi? Sì, Sì, attenti. siamo attenti. Grazie. È un canto molto difficile e Dante evidentemente vuole che lo sia, perché tutta questa scena simbolica di cui lui è testimone senza comprenderla è una sorta di preparazione terapeutica di lui che durante tutto il purgatorio si è caratterizzato come particolarmente superbo, cioè al volo in paradiso. Cioè, Dante evidentemente, per essere pronto a volare in paradiso, deve subire questa traumatica scena di non comprensione, perché a lui fa bene questo. Lui ha bisogno di questa consapevolezza del carattere limitato della sua intelligenza per capire la verità ultima. E quindi vedremo la settimana prossima che nel canto 33esimo Beatrice spiega alcune cose a Dante, svolgendo appunto la funzione della teologia che mostra agli uomini quelle verità che gli uomini vedranno direttamente poi solo in paradiso, ma che diciamo all'inizio parlerà in una lingua molto difficile,
come dice lei stessa, finché Dante capisca quanto gli può servire la filosofia razionale per capire la verità che lui ambisce. Allora, al verso 46, così d'intorno all'albero robusto gridarono gli altri, cioè tutti gli altri gridarono questo del grifone, e l'animal binato, cioè l'animale di due nature, cioè il grifone, risponde: sì, si conserva il seme d'ogni giusto, cioè così si conserva il seme della giustizia. Ecco, qui c'è un cenno al fatto che quest'albero è la giustizia, il che verrà esplicitato chiaramente nel canto successivo. E adesso fa una cosa che è molto importante simbolicamente, al verso 49. E volto al temo che gli aveva tirato, cioè rivolgendosi al timone dal quale lui aveva tirato il carro, trassero al piede la vedova Frasca, cioè attrasse il carro dal timone ai piedi della pianta vedova, cioè privata di fogli, quindi all'albero della scienza da cui avevano mangiato Eva e Adamo, e quel di lei a lei lasciò legato, e con un ramo di quella pianta lasciò il carro legato a quella pianta. Questo è molto importante perché si capisce che il carro che rappresenta la Chiesa è legato come necessità alla giustizia che era stata diciamo, deturpata da Eva e Adamo. Diciamo, questo sintagma, quel di lei a lei, è stato oggetto di moltissime discussioni interpretative. Ed è probabilmente legato, cioè diciamo, l'insistenza del fatto che è con un ramo di lei che Cristo, il grifone, lasciò legato il carro della Chiesa all'albero della scienza dell'Eden, è probabilmente legato a questo episodio del Genesi in cui Seth, il figlio di Adamo, torna al giardino dell'Eden e prende dei rami di quest'albero, cui segue una tradizione leggendaria secondo cui questo ramo, tornato insomma dal padre Adamo, si usa per seppellire Adamo e che in quel posto della sepoltura di Adamo nasce una seconda pianta, un secondo albero da cui sono presi i legni per fare la croce di Cristo, il che implica appunto diciamo, questo carattere simmetrico che c'è tra il sacrificio di Cristo e il peccato originale che in tutta la commedia è rispecchiato dallo stesso cosmo, no? Dantesco, dove l'inferno è sotto Gerusalemme, che è il posto appunto del sacrificio di Cristo, ai cui antipodi c'è l'Eden, insomma, dove aveva peccato Adamo. Va bene? Allora, il verso 52 inizia fino al verso 57 un primo termine di paragone attraverso una perifrasi abbastanza complessa che sta a indicare globalmente la primavera, perché Dante dirà una cosa stupenda, io ve la rovino subito dicendovi molto brevemente il significato globale affinché possiate poi seguire ogni elemento senza perdervi. Quello che dirà, diciamo, tra il verso 52 e il verso 60 è che così come ogni primavera nel nostro mondo mortale tutte le piante si rinfiorano e si vestono di nuovo di foglie verdi, nello stesso modo, quando il grifone lega il carro
all'albero, anche l'albero che prima era privo di foglie e di fiori, fiorisce. Allora, leggiamo come lo dice Dante al verso 52, come le nostre piante qui nel mondo, quando casca giù la gran luce mischiata con quella che raggia dietro alla celeste lasca, cioè quando scende dall'alto giù la gran luce, quella del sole, mescolata con quella che irradia dietro alla costellazione dei pesci. La celeste lasca sarebbe la carpa celestiale, il pesce del cielo, quindi la costellazione dei pesci, quella che raggia dietro è la costellazione dell'Ariete, che è quella che appunto nell'emisfero nord prevale durante la primavera. Quindi sta dicendo come le nostre piante, quando la luce del sole è mescolata alle stelle dell'Ariete, turgide fansi, cioè si fanno turgide le piante, e poi si rinovella di suo color ciascuna, e ognuna riprende il colore che aveva prima, e che aveva occultato durante l'inverno. Pria che il sole giunga i suoi corsier sotto altra stella, prima che il sole raggiunga i suoi corsieri, cioè i cavalli del suo carro, sotto la stella del toro, che è il segno zodiacale successivo a quello dell'Ariete, quindi durante la primavera, prima che arrivi il nuovo segno zodiacale. Cioè, come succede alle piante che si fanno turgide e poi diventano fiorite durante la primavera, al verso 58 inizia il secondo termine, men che di rose più che di viole colore aprendo, cioè aprendo un colore meno del colore delle rose rosse e più che delle viole, quindi un colore purpura che probabilmente ricorda il sangue di Cristo, si rinnovò la pianta che prima aveva le ramora, si sole, la pianta che prima aveva i rami nudi, privi di fiori. Io stamattina sono andata a fare una passeggiata e ho visto un fiore che adesso l'ho messo in acqua, però non ci sono riuscita, che ho detto mostrerò, perché secondo me questo è il colore che prende l'albero, ve lo faccio vedere, non so se lo vedete, perché è un colore appunto purpura, nel cui centro secondo me si vede appunto il colore del sangue di Cristo, che è il sangue che fece rinascere, diciamo, l'albero che rappresenta la giustizia, e che era stato senza fiori, quindi privo di vita, durante il lunghissimo diciamo, periodo tra il peccato originale e la resurrezione di Cristo, e la morte di Cristo. Allora, al verso 61, io non l'ho intesi, né qui non si canta, l'inno che quella gente allor cantaro, nella nota soffersi tutta quanta. Cioè io non potei intenderlo, e perciò qua nella commedia, questo è il Dante scrittore, non lo canto, non lo posso riprodurre perché non lo potei capire, l'inno che quella gente cantò in quel momento, cioè con il rifiorire dell'albero, e non potei, né io potei soffrire, tollerare intera tutta la melodia. Quindi qui Dante sviene o entra in uno stato, diciamo, di sonno mistico, di cui non può recuperare il ricordo, e quindi prima di passare a dire, insomma, quello che vide quando si svegliò, fa una sorte di, come scrittore, fa una sorte di sfida attraverso la quale prende le distanze dai poeti pagani che potevano inventarsi delle cose, a differenza di lui che deve, diciamo, descrivere
fedelmente quello che ha vissuto. E quindi inizia al verso 64 il Dante poeta: se io potessi ritrar come a sonnaro gli occhi spietati udendo di siringa gli occhi a cui pur vegliar costossi caro, quindi se io potessi ritrarre come si addormentarono gli occhi di Argo. Argo era questo personaggio terribile dai 100 occhi che quindi non dormiva mai perché gli occhi suoi facevano i turni, c'erano sempre degli occhi svegli, che Giove aveva messo come guardiano della ninfa Io per custodirla. E che Mercurio, narrandogli degli amori di pane e siringa, aveva fatto sì che si addormentasse e l'aveva ammazzato. E quindi chiaramente qui la fonte è il solito Ovidio, e Dante sta dicendo: se io, come fa Ovidio, potessi rappresentare come presero sonno gli occhi di Argo udendo le storie di siringa, gli occhi ai quali costò così caro essere sempre in veglia, perché gli costò la vita, come pintor che con essem propinga disegnerei come io m'addormentai. Cioè se io dovessi raccontare qualcosa di esterno, di mitologico, come fanno i poeti pagani, come un pittore che dipinge con un modello, con un esempio, disegnerei come io mi addormentai. Cioè, se io avessi la realtà davanti ai miei occhi o nei miei ricordi, negli occhi interni della mente, potrei dipingere, quindi descrivere come io presi sonno. Ma al verso 69, ma qual vuol sia che la sonnar ben figlia, ma che diciamo nessuno può, diciamo che chi può fingere, cioè riprodurre come ci si addormenta, quale stato si raggiunge nel dormire, che lo faccia. Io non lo so, io non ho la conoscenza di quel mio stato, dice Dante. Tutta questa preparazione è importante perché sta a enfatizzare proprio nel canto in cui si narrerà l'investitura poetica di Dante la verità di ciò che si sta narrando, perché è quello che Beatrice gli ha detto che deve fare, non solo Beatrice, no? Poi glielo diranno anche Cacciaguida e lo stesso San Pietro, che non a caso apparirà in questo canto, la sua voce apparirà. In contrasto con le belle menzogne dei poemi classici, che belle menzogne chiaramente sono termini con cui Dante si riferisce ai miti pagani, dietro il cui velo, insomma, di livello letterale si nascondono delle verità allegoriche, ma che in superficie non sono vere, come sono invece i fatti che lui racconta nella commedia. E appunto come lui si addormenta, non è un addormentarsi naturale, come sono stati per esempio le notti che ha passato nel purgatorio, dove la stanchezza, diciamo, lo sconfigge, ma è un ratto mistico questo. E come lo sappiamo? Perché ora racconterà, farà un'altra similitudine, questa presa dai Vangeli, che ci permettono di cogliere il carattere mistico di questo sonno. Allora, Dante ha detto che la gente cantò un inno tale che lui perse conoscenza. Poi interrompe la narrazione per dire: se io mi potessi inventare delle cose come fanno i pagani, lo farei, ma non sto facendo quello, quindi non posso descrivere. E adesso al verso 70, però trascorro a quando mi svegliai, cioè perciò
passo a raccontare al momento in cui ripresi conoscenza e dico che un splendor mi squarciò il velo del sonno e un chiamar surgi che fai. E dico, cioè quello che mi ricordo subito dopo, che uno splendore, quindi un'illuminazione, mi squarciò il velo del sonno, cioè mi ruppe il velo dello stato di sonno, e un chiamar, cioè una chiamata, alzati, che fai? Cioè evidentemente non sappiamo chi disse questo, forse sono le ninfe, forse è Matelda. Fatto sta che Dante si sveglia da questo stato di rapimento mistico e quindi al verso 73 comincia un paragone di nuovo abbastanza lungo, il cui primo termine arriva al verso 81, poi invece dice tal torna io, che riguarda il famosissimo evento della trasfigurazione di Gesù Cristo nel Monte Tabor, quando portò i suoi discepoli Pietro, Giovanni e Giacomo, come lo chiama lui stesso, al verso 76, e si fece vedere, diciamo, nella veste, diciamo, gloriosa, insieme a Mosè e Elia, per poi, insomma, diciamo, riapparire con la sua veste normale e da solo davanti ai discepoli che avevano avuto questa visione mistica come pregustazione del bene del paradiso. Anticipo tutto questo, che è un episodio famosissimo che forse ricordate dei tre Vangeli sinottici, perché Dante, per descrivere lo stato in cui si svegliò, paragona se stesso con lo stato di questi tre, insomma, discepoli di Cristo dopo aver visto in ratto mistico appunto la trasfigurazione. Quindi al verso 73: quali a veder dei fioretti del melo che del suo pome gli angeli fa ghiotti e perpetue nozze fa nel cielo, Pietro e Giovanni e Jacopo, condotti e vinti, ritornaro alla parola dalla qual furono maggior sonni rotti e videro scemata loro scuola, così di Mosè come d'Elia e al maestro suo cangiata stola, tal tornai. Allora, come a vedere, qui Dante si serve di una metafora dentro la similitudine diciamo, per dire che questi tre discepoli avevano visto una pregustazione di quello che avrebbero visto poi in paradiso. Dice che avevano visto dei fioretti del melo, cioè del frutto della mela, che godono gli angeli nel pome, cioè nel frutto, facendo un banchetto di nozze eterno nel cielo. Cioè, siamo dentro il primo paragone. Dante dirà, diciamo, in una struttura grande, che lui si svegliò da questa visione mistica nella quale è caduto a causa della musica, come si svegliarono Giacomo, Giovanni e Jacopo dopo aver visto la trasfigurazione di Cristo. Ma per riferirsi a quello che loro avevano visto, cioè la trasfigurazione, si serve di una metafora secondo cui quello che questi tre videro è un assaggio dei fiori di quello di cui godranno il frutto in paradiso. Cioè i fiori come annuncio di un frutto è parallelo, diciamo figurativamente, alla promessa della trasfigurazione di Cristo, di come lo vedranno poi in paradiso, che sarebbe il frutto di cui godono gli angeli
facendo un banchetto di nozze perpetuo nel cielo. Quindi, come vedendo questi anticipi, queste primizie di paradiso, Pietro, Giovanni e Jacopo, condotti al Monte Tabor e vinti dalla visione, ritornarono davanti alla parola di Cristo, la parola dalla quale maggiori sonni sono stati rotti rispetto al sonno loro. Qui si ricorda chiaramente che Cristo, prima di aver detto alzatevi a questi tre, cioè è la stessa espressione con la quale ha fatto sì che Lazzaro si alzasse, che la figlia di Gairo ritornasse addirittura dalla vita. Quindi la parola di Cristo che riesce a rompere sonni molto più potenti e duraturi di questo sogno mistico. Allora, come dopo aver visto questi fiori dei frutti di cui godranno in paradiso in eterno, essendo stati vinti dalla visione, ritornarono alla conoscenza grazie alla parola di Gesù che riesce a interrompere sonni molto più profondi, e videro il loro gruppo scemato di Mosè e di Elia, cioè si videro da soli con Gesù Cristo, e che il loro maestro aveva cambiato abito, era in abiti ordinari di nuovo, dopo essere stato visto con la stola gloriosa della trasfigurazione, così tornai io. Cioè, tutta questa similitudine con la trasfigurazione è importante perché ci fa capire che Dante, durante quel sonno o sogno che non ci può descrivere, ha visto una prefigurazione paradisiaca. Altrimenti direbbe solamente, vabbè, quando ripresi conoscenza vidi la tale cosa. Ma il modo in cui perse conoscenza in rapporto con questa musica ineffabile e il modo in cui si sveglia, paragonato allo svegliarsi dalla visione mistica, chiaramente implica che lui ebbe una visione che gli anticipò il paradiso e che ovviamente è irrecuperabile ora da lui che, tornando al mondo, ha recuperato la sua limitatezza umana. E allora Dante torna in sé al verso 82, tal torna io e vidi quella pia sopra me starsi che conducitrici fu dei miei passi lungo il fiume Pria. Cioè vidi che era vicino a me, sopra di me, Matelda, cioè quella che prima aveva condotto i miei passi dall'altra parte del fiume Leteo. E quindi, così come Pietro, Giovanni e Jacopo avevano visto che Mosè e Elia non c'erano più, Dante vede che non c'è più Beatrice accanto a lui come c'era prima. E allora al verso 85, tutto in dubbio, disse: dov'è Beatrice? No? Un po' spaventato, domandai: dov'è Beatrice? E allora risponde Matelda al verso 86, ond'ella vedi lei sotto la fronda nova sedere in sulla sua radice. Vedi la compagnia che la circonda, gli altri dopo il grifon se vanno suso con più dolce canzone e più profonda. Allora, evidentemente, mentre Dante era in mezzo alla sua visione mistica, Beatrice era andata a sedersi sulla radice di quest'albero che è stato appena fatto infiorire dal grifone, e la accompagnano le sette virtù, la compagnia che la circonda, tutti gli altri se ne stavano tornando in paradiso su dopo il grifone con una canzone chiaramente ineffabile, più profonda ancora di quella che avevano cantato nell'Ede. Che vuol dire questa scena simbolica? Che dopo la resurrezione, cioè la salita del grifone di nuovo nell'alto, perché il grifone era Cristo, no? Il figlio sceso in terra portando il carro della Chiesa,
adesso se ne torna dopo la sua morte e resurrezione, torna in alto. Beatrice, che simboleggia la teologia, rimane come custode delle fondamenta della giustizia, che qui sarebbero le radici dell'albero che ha appena ripristinato la sua fronda grazie alla morte di Cristo. Va bene? Allora facciamo una pausa di 5 minuti e poi torniamo con forze rinnovate per vedere la parte più violenta del canto che ci manca. Grazie, a dopo. A dopo. Allora, riprendiamo. Vi prego di dirmi se avete dei dubbi, dirmeli a voce. Accendete il microfono, ovviamente. Ecco, io domandavo Claudia, buonasera, buongiorno. Che si dice a quest'ora in Italia? Buon pomeriggio. Buon pomeriggio, va bene. Allora, la domanda sarebbe... Qual è? Io non capisco troppo, ho cercato Stazio, non l'ho trovato dal punto di vista di sapere bene chi è Stazio, ma vorrei sapere che ruolo compie in questo momento vicino a Dante nel paradiso. Come non parla, non fa niente, vorrei sapere. Certo, allora, Stazio intanto era un poeta del primo secolo d.C., il cui grande momento, diciamo, nella commedia è tra i canti 20 e 21 del Purgatorio, quando Virgilio e Dante lo incontrano. Siccome ha già finito la purgazione, continua a camminare insieme ai pellegrini fino all'Eden, e in questo episodio, relativo al paradiso terrestre, svolge una funzione soprattutto didattica, perché fa vedere a noi lettori, siccome tutto il purgatorio come regno, come dicevamo fin dall'inizio del corso di quest'anno, è di grande innovazione dantesca, perché Dante, quello che mette il purgatorio in un posto, assegna alla sua cima il paradiso terrestre, ne stabilisce le regole, le condizioni, eccetera. Stazio serve al Dante scrittore per illustrare quali diciamo, tutti i rituali della salita dopo la purgazione vera e propria in ogni cornice debbono fare tutte le anime prima di salire in paradiso. Quindi capiamo, insomma, per esempio, che lo vedremo per esempio la settimana prossima, che per esempio l'abbiamo visto nel canto 27, che è il fatto di attraversare la barriera di fuoco, chiaramente è qualcosa che debbono fare tutte le anime, non solo Dante, che il fatto di essere torturati, diciamo, da Beatrice è un fatto esclusivo di Dante, perché non si è pentito, non ha pianto in vita e non ha fatto tutti i secoli di purgatorio che gli spettano, e invece l'immersione nei fiumi, nell'Eteo e nell'Eunoè lo debbono fare tutti. E questo lo sappiamo grazie a Stazio, va bene? Che è arrivato lì Grazie. insieme a Dante. Grazie, grazie. Prego. Bene, un qualche altro dubbio su questa prima parte del canto che abbiamo letto finora? Bene, allora continuiamo a leggere dal verso 91. Vi ricordate, Dante aveva appena visto che insieme a lui c'era solo Matelda. Domanda di Beatrice, viene segnalata da Matelda come seduta sulle radici dell'albero della giustizia che è appena rifiorito grazie alla morte di Cristo, mentre invece tutta la processione guidata dal grifone se ne sono tornati su. E allora il verso 91: e se più fu lo suo parlar diffuso, non so, però che già negli occhi m'era quella che ad altro intender m'avea chiuso. E qui Dante confessa che se Matilda continuò a parlare, se il suo parlare si era esteso di più, non lo sa dire,
perché stava già, una volta che lui gli aveva indicato dove era Beatrice, lui aveva già rivolto gli occhi a Beatrice, cioè quella che chiudeva in Dante la possibilità di intendere altre cose. Quindi guardando Beatrice, di nuovo, no, non lo sa se Matella continuava a parlare. E adesso al verso 94 la descrive. Sola sedeasi sulla terra vera, cioè la vera terra dell'Edens, ne sedeva sola, come guardia lasciata lì del plaustro che le garbide alla biforme fera, cioè come guardiano lasciato lì del carro, il carro della chiesa, che è rimasto lì custodito da Beatrice, da Teologia, che aveva lasciato la fiera biforme, cioè il grifone Cristo, all'albero della giustizia. In cerchio le facevano di sé claustro le sette ninfe, erano attorno, insomma, a Beatrice, le virtù, con quei lumi in mano che sono sicure di Aquilone d'Austro, che portano le fiamme che prima erano nel candelabro, e quindi le sette virtù stanno, diciamo, impugnando in mano i sette doni dello spirito che rappresentava appunto il candelabro dall'inizio della processione, che sono fiamme, insomma, dello Spirito Santo, e quindi sicure, cioè sono in salvo dai venti qui nominati metonimicamente attraverso l'Aquilone, il vento del nord, e Austro, il vento del sud. Allora, perché qui le ninfe, diciamo, prendono i sette doni dello spirito, si è discusso molto lungamente, non si è arrivati, insomma, a una conclusione soddisfacente. Fatto sta che dopo la morte e la resurrezione di Cristo è cambiato chiaramente l'Eden. La pianta è rifiorita, che prima era spoglia, e c'è un guardiano di questa pianta che rappresenta la giustizia, che insomma è il carro della chiesa legato adesso con la teologia lì seduta sulle radici. E qui al verso 100, per la prima volta in tutto il canto e in mezzo a questa scena enigmatica, parla Beatrice, si rivolge direttamente a Dante. Qui sarai tu poco tempo, Silvano. Cioè, tu sarai poco tempo in questa selva dell'Eden. E Dante chiaramente qui è lui, ma è il rappresentante dell'umanità che, come abbiamo detto tante volte, non può recuperare l'Eden, ma sta lì solo brevemente di passaggio. Ma ora arriva la cosa più importante che dice Beatrice al verso 101. E sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Cioè, adesso starai poco tempo qui nel paradiso terrestre, ma poi starai con me per sempre in paradiso. Cioè, sarai cittadino senza fine di quella Roma di cui Cristo è romano, cioè della Gerusalemme celeste, che ti attende. Quindi è un'ulteriore conferma di quello che Dante sa fin dall'inizio del viaggio, e cioè del fatto che è destinato alla salvezza, ma qui Beatrice aggiunge: sarai con me lì nella gloria di Dio. Ma questa dichiarazione sulla futura salvezza di Dante in realtà è propedeutica a quello che viene subito dopo, e infatti c'è un nesso consecutivo, però, cioè perciò, in pro del mondo che mal vive, al carro tieni or gli occhi, e quel che vedi ritornato di là fa che tu scrive. Cioè perciò, siccome tu sei destinato alla salvezza, non hai bisogno di vedere tutto quello che stiamo per vedere. In pro, cioè in favore del mondo che mal vive, cioè il mondo nostro al quale Dante è destinato a tornare prima della morte, mantiene gli occhi adesso al carro, e quello che vedi scrivilo quando tornerai al mondo. Questa è, come vi dicevo, la solenne investitura poetica
in cui Dante viene a sapere che gran parte di ciò che gli è stato mostrato durante il viaggio, e in particolare quello che sta per vedere ora, non gli è stato mostrato per la sua, salvezza, perché ce l'ha già, bensì per noi lettori. E chiaramente queste parole, cioè quel che vedi fa che tu scrive, sono un'eco chiarissima dell'Apocalisse di Giovanni, quod vide scrive il libro. E quindi, come vi dicevo, il carattere enigmatico di tanti degli elementi di ciò che Dante adesso vedrà, che neanche lui lo capisce, ma deve stare attento per scriverlo come lo vede. Va bene? Il carattere enigmatico appunto rispecchia il genere apocalittico, nel quale gli enigmi, insomma, si develeranno in un futuro. E allora, avendo ricevuto quest'ordine, al verso 106, così Beatrice e io, che tutto ai piedi dei suoi comandamenti era divoto, cioè che ubbidivo devotamente a tutti i suoi comandamenti, la mente e gli occhi ove ella volle diedi, cioè rivolsi gli occhi e la mente al carro come lei mi aveva visto. Quindi Beatrice adesso gli fa vedere a Dante la storia della Chiesa, che affinché lui la racconti qua. Allora, vedo che c'è una domanda che mi è apparsa, ma poi l'ho persa, ma mi sa che almeno oggi non avremo tempo di rispondere. Prego alla persona che ha domandato, perché riguarda, credo, predestinazione, libero arbitrio, che non è un argomento di questo canto, è un argomento che si sviluppa poi nel paradiso esplicitamente, ma se volete ne parliamo la settimana prossima. La persona che l'ha fatto, per favore, se lo ricordi, perché io vedo con paura che sono già le 3:30 e ci manca tutta la seconda parte problematica, va bene? Allora, Dante quello che vede lo comincia a narrare al verso 109, e qui quello che comincia con una grande velocità narrativa è il racconto di una metamorfosi che subisce violentemente il carro, e cioè come questo carro, trascinato puramente dal grifone, diventa alla fine del canto un mostro, come vedremo, orrendo. Allora inizia con l'immagine solita del raggio per rendere la velocità di questo. Non scese mai con sì veloce moto fuoco di spessa nube, cioè un raggio non scese mai così velocemente quando piove da quel confine che più va remoto, quando piove dalla fonte più alta delle nuvoli, com'io vidi calar l'uccel di Giove per l'arbel giù. Cioè, velocemente come un raggio, anzi più veloce, scende l'aquila, l'uccello di Giove, nell'albero, rompendo della scorza nonché di fiori e delle foglie nuove. Cioè, rompendo l'albero che rappresenta la giustizia in tutti i suoi fiori e nelle nuove foglie e nella scorza, e ferì il carro di tutta sua forza. Ferendo con tutta la sua forza il carro che rappresenta la Chiesa, onde il piegò come nave in fortuna vinta dall'onda or da pioggia, o da poggia or da orsa, che diciamo si piegò come una nave in mezzo alla tempesta vinta dalle onde da tutte e due le parti della nave. Quest'aquila che scende rompendo l'albero della giustizia e scuotendo fortemente il carro che rappresenta la Chiesa e l'impero, l'aquila infatti è il simbolo dell'impero romano, come abbiamo visto molto dettagliatamente nel canto sesto, vi ricordate il canto in cui Giustiniano racconta la storia dell'impero, dicendo come l'aquila passava da una mano nell'altra, e rappresenta, secondo i commentatori antichi, grazie ai quali capiamo almeno una parte di questo canto, le persecuzioni di Nerone e di Diocleziano, e cioè la ferita che infisse l'impero alla Chiesa nascente.
come se questo non bastasse, al verso 118, Poscia vide avventarsi nella cuna del trionfal veicolo una volpe che d'ogni pasto buon parea digiuna. Cioè poi vide come si avventava nella cuna, cioè nella parte diciamo concava del carro, una volpe che sembrava malalimentata, che era digiuna di buon pasto. Queste sarebbero le eresie che però, come ora vediamo, vengono subito cacciate da Beatrice, che è la teologia, appunto, la scienza rivelata. E quindi al verso 121, ma riprendendo lei di laide colpe, la donna mia la volse in tanta fuga quanto sofferser l'ossa senza polpe. Cioè, ma rimproverando la volpe, cioè l'eresia delle sue orribili colpe, la donna mia Beatrice la fece fuggire, la volse in tanta fuga quanto poterono fare le ossa deboli senza polpe, e quindi indebolita fugge dalla dottrina teologica, diciamo Beatrice, l'eresia dal carro. Quindi finora abbiamo visto due eventi traumatici della storia della Chiesa. Prima le persecuzioni dell'impero, ora le eresie. Ma adesso torna l'impero al verso 124. Poscia per indi ond'era pria venuta, la guglia di discender giù nell'arca del carro e lasciar lei di sé penuta. Allora, questa che diciamo è il secondo assalto dell'Aquila, cioè dell'impero alla Chiesa, cioè il carro, è molto probabilmente la donazione di Costantino, di cui abbiamo avuto modo di parlare quando abbiamo letto il canto 19 dell'Inferno, quello dei Simoniaci, dove vi ricordate il Dante scrittore si lamenta ai Costantin di quanto mal fu matre. Non la tua conversione, ma quella dote, cioè quel regalo che fece il primo ricco padre, cioè che rese un papa per la prima volta ricco. E sì. Grazie.
Gianni? Sì. Guarda che non vedo solo ancora. Non riesci? È andata via da sola. Allora, ci siete ancora? Era caduto internet a casa mia. Siamo qui. Grazie. Eccoci, sì. Grazie di avermi aspettato. Credo che sia stata la menzione alla donazione di Costantino che abbia indignato così tanto lo Zoom che si è chiuso. Allora, finiremo un po' più tardi oggi, mi dispiace se qualcuno deve andare via, lo capisco, poi magari si può vedere sul video la fine del canto, ma andiamo avanti. Allora, stavamo parlando del secondo assalimento dell'Aquila, quello che si racconta tra i versi 123 e 126, che... consiste appunto in questa donazione che secondo un documento che preoccupa molto Dante, di cui Dante parla non solo nella Commedia ma anche a lungo nella Monarchia, il Papa Silvestro avrebbe donato diciamo gran parte delle terre dell'impero l'imperatore avrebbe donato al Papa in ringraziamento per averlo fatto guarire dalla lebbre, gran parte dell'impero al papato e da cui, secondo la visione di Dante, derivano le ricchezze che ha la Chiesa e quindi la sua prostituzione.
lo dico con una parola forte, perché alla fine del canto appunto appare questa puttana, come la chiama Dante, che rappresenta appunto la curia romana corrotta. E non a caso al verso 126 qui si dice che questo secondo assalimento dell'Aquila lascia pennuta, diciamo, la culla del carro, e cioè lascia le piume, insomma, delle ricchezze temporali dentro la chiesa, che dovrebbe essere pulita e quindi solo spirituale. E al verso 127 appare come testimone e partecipante di questa scena traumatica la voce di San Pietro, che viene dall'alto e qual esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì del cielo e cotal disse: o navicella mia, con mal. Sei carca, cioè barcaiolo e pescatore d'anime, si lamenta dello stato della sua navicella. Sentiremo di nuovo la voce di San Pietro, sempre in riferimento alla corruzione della Chiesa, cioè alla rovina del suo diciamo del suo cimitero, come dirà appunto in Paradiso, e vedremo che lui sovente, diciamo, si indegna di quello che sta accadendo a Roma. E al verso 130 un nuovo trauma che subisce il carro, cioè della storia della Chiesa: poi parve a me che la terra s'aprisse trambo le ruote, cioè tra le ruote del carro, e vidi uscirne un drago che per lo carro sulla coda fisse, che mise la coda dentro il carro. Questo è lo scisma di Maometto, che viene narrato attraverso molti riferimenti presi dall'Apocalisse, suggerendo il carattere demoniaco di questa divisione di una chiesa che Dante riteneva unitaria originariamente. E come vespa che ritrage l'ago e traendo la coda maligna, trasse del fondo e disse in vago, vago. Cioè questo drago, traendo verso di sé la coda come una vespa, separa parte del carro e se lo porta via e se ne va serpeggiando. Quel che rimase, cioè la parte del carro che rimase, quindi la chiesa ormai, diciamo, diminuita, come da gramigna vivace terra dalla piuma, offerta forse con intenzione sana e benigna, si ricoperse. Cioè, quello che rimase del carro, come una erbaccia che cresce dalla piuma dell'aquila che era rimasta, quindi dalle ricchezze lasciate dall'impero, che erano state lasciate, dice Dante al verso 138, forse con intenzione sana e benigna, quindi senza le brutte intenzioni che si potrebbero attribuire vedendone i risultati, e infatti vedremo appunto nel Paradiso che Costantino è salvo, perché indipendentemente dalle tremende conseguenze della sua donazione, che secondo Dante rovinò il mondo, lui non lo fece, insomma, in malafede. Allora, quel che rimase del carro, dalla piuma fa nascere una gramigna, come cresce in una terra la gramigna, si ricoperse di piume e funne ricoperta l'una e l'altra ruota il temo, tutte le parti del carro, intanto che più tieni un sospir la bocca aperta, quindi con una velocità enorme. E che questa velocità, diciamo così, ben descritta, non a caso in rapporto con il sospiro, no? Il sospiro amaro, chiaramente, che Dante sta facendo vedendo questa scena, la velocità indica la facilità con la quale corrompono i beni materiali, cioè una volta che una piuma è entrata ricopre totalmente il carro.
al verso 142 qui appare, diciamo, la parte più orrenda della metamorfosi. Trasformato così l'edificio santo, mise fuor teste per le parti sue, tre sopra il temo e uno in ciascun canto. Cioè, così modificato, sì, l'edificio, cioè il carro santo, mise fuori sette teste, tre sopra il timone e uno in ogni canto del carro, che chiaramente rimandano alla bestia dell'Apocalisse e che sono una inversione, diciamo, dell'immagine virtuosa della chiesa originaria che aveva dato Dante nel canto 19 dell'Inferno, quando aveva detto, parlando della chiesa precedente la donazione di Costantino, aveva detto: quella che con le sette teste nacque e 10 corna, insomma, che lì nel canto 19 dell'Inferno erano positivi, erano i sette doni dello spirito, erano i 10 comandamenti, le leggi, e che ora si trasformano chiaramente in questo mostro. Probabilmente i sette peccati capitali sono queste sette teste che vengono fuori dal carro e che non sono nemmeno uguali tra di loro. Al verso 145 si dice: le prime erano cornute come bue, ma le quattro un sol corno avevano per fronte. Secondo alcuni commentatori, il fatto che alcune delle teste, cioè dei peccati, avessero due corna, e vuol dire che offendevano sia Dio che il prossimo, e che le altre avessero un solo corno implicava che erano i peccati che offendevano solo il prossimo, ma sono comunque, insomma, parte del mostro che è diventato la Chiesa. E infatti Dante al verso 147 dice: simile mostro visto ancora non fu. Non si è mai visto un mostro così orrendo. E al verso 148, sicura, quasi rocca in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta m'apparve con le ciglia intorno pronte. Cioè, in atteggiamento di grande sicurezza, sopra il carro si sedeva una meretrice, chiaramente presa anche questa dall'Apocalisse, scollacciata, che aveva gli occhi, diciamo, seducenti, muovendosi tutto attorno. Questa è probabilmente la curia romana corrotta, appunto, che, come vedete, dall'immagine tradizionale della Chiesa come sposa di Cristo è diventata una meretrice, appunto. E come perché non gli fosse tolta, vidi di costa a lei dritto un gigante e baciavansi insieme alcuna volta. E un magnaccia, cioè qualcuno che affinché questa puttana non gli fosse tolta, c'era un gigante lì che ogni tanto la baciava, e che probabilmente simboleggia la casa regale francese ed in particolare Filippo il Bello, il re di Francia disprezzato da Dante, che, come voi sapete, Dante non nomina mai direttamente nel poema, ma allude a lui attraverso degli epiteti sempre molto offensivi. E quindi Dante qua, come scrittore, attraverso questa scena che sta vedendo da testimone, sta denunciando la connivenza tra la corruzione, diciamo, della gerarchia ecclesiastica insieme ai re di Francia. E come ogni volta che diciamo tratta di questo argomento nei canti, insomma, soprattutto del Purgatorio, c'è subito un cenno alla cattività avignonese, che, a differenza, diciamo, di quello che si è detto finora, cioè quello che Dante sta vedendo come testimone finora, è la storia della Chiesa che è passato rispetto al suo presente di pellegrino del 1300.
ma quello che viene ora è una brevissima profezia che riguarda il trasferimento della Chiesa ad Avignon, che è quello che fa il Papa Clemente V nel 1305, evento terribile per Dante, che è stato anche, diciamo, denunciato attraverso la profezia che Niccolò III fa nel canto 19 dell'Inferno, che ha tante, diciamo, cose in comune con questo, perché anche lì chiaramente si denuncia la corruzione della Chiesa per avidità di soldi. E allora il verso 154, ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, ma siccome la puttana guardò me, dice Dante, con l'occhio desideroso, quel feroce drudo, quell'amante feroce, la flagellò dal capo in fin le piante, la picchiò. Poi, di sospetto pieno e d'ira cruda, cioè pieno di sospetto e crudele d'ira, discese il mostro, cioè sciolse il mostro che è il carro dopo la trasformazione demoniaca, che era legato, era stato legato da Cristo stesso, dal grifone, alla pianta della giustizia. Quindi separa la Chiesa dalla giustizia, il gigante, il re di Francia, e trasse per la selva, cioè se lo portò via nella selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e alla nuova belva. Cioè l'allontanò così tanto dalla selva che a un certo punto solo la selva era scudo, era limite, che mi separava, dice Dante, dalla puttana e da questo nuovo mostro che è diventato il carro. E cioè il fatto che il trasferimento della Chiesa ad Avignon si allontani dalla giustizia, dove lo stesso Gesù l'aveva legato, implica il carattere trasgressivissimo della disunione tra la Chiesa e Roma, e cioè Roma per Dante, come sapete, era stata provvidenzialmente disegnata come sede futura del papato e perciò l'impero si era preparato alla pace di Augusto. E quindi la divisione tra la Chiesa e Roma, cioè il fatto di portare il carro della Chiesa in Francia sotto la giurisdizione temporale dei re di Francia, è secondo questa scena una violenza contro il legame che Cristo aveva voluto stabilire tra giustizia e Chiesa. Tutto questo Dante lo capisce fino a un certo punto e infatti chiederà delle spiegazioni nel prossimo canto, quindi anche noi potremo, Dio volendo, arricchirci delle spiegazioni. Claudio, ci sei? Sì, ora sì. Sì, è tornata. Oh, sì. Sei tornata. Hai finito la lezione, Claudia? Scusate, Claudia ha finito la lezione, vi ha salutato o c'è un problema di collegamento? Sì, c'è un problema allora, di collegamento. Bene, aspettiamo allora. Mi sentite ora? Sì, sì.
Ora sì, ti sentiamo. E questo è stato una cosa misteriosa, perché prima avevo perso io internet, adesso mi era apparsa una scritta dello Zoom che diceva che i miei 40 minuti erano scaduti. E tu hai più di 2 ore a disposizione, Claudia, quindi non ti preoccupare. Grazie, lo so, no, sono le pazzie che succedono al mondo, vedete, è parte sì. di questa scena traumatica del paradiso terrestre. Quando vi ho tu perso, lo chiami paradiso? No, di questo del canto, di questo del canto, il mondo capirai. Dicevo che è chiaramente volontà del Dante scrittore che non si capiscano molte cose di questa scena, eh? E quindi se ci sono rimaste delle cose poco chiare, meglio ancora, la settimana prossima, prima di salutarci, cercheremo di chiarire quello che almeno Beatrice vuole che sia chiaro per Dante. Di quello ci dobbiamo accontentare, perché poi l'anno prossimo, volando in paradiso, sarà tutto chiarissimo. Vabbè, in un certo punto diciamo, però per i salvati è tutto chiaro lampante, vero? Lo rileggiamo allora sperando che ci aiuti internet. Tant'era gli occhi miei fissi e attenti a disbramarsi la decenne sete che gli altri sensi m'eran tutti spenti. Ed essi quinci e quindi a via in parete di non cadere, così lo santo riso a sé traeli con l'antica rete, quando per forza mi fu volto il viso ver la sinistra mia da quelle dee, perché io udì da loro un troppo fiso e la disposizione che a vedere negli occhi pur testé dal sol percossi, senza la vista alquanto essermi fe. Ma poi che al poco il viso riformossi, e dico al poco per rispetto al molto sensibile ogni da forza mi rimossi, vidi sul braccio destro esser rivolto lo glorioso esercito e tornarsi col sole con le 7 fiamme al volto. Come sotto gli scudi per salvarsi volgesi schiera e se gira col segno prima che possa tutta in sé mutarsi, quella milizia del celeste regno che procedeva tutta trappassonne prima che piegasse il carro il primo legno. Inde alle rotte si tornar le donne e il grifon mosse il benedetto carco, sicché però nulla penna crollonne. La bella donna che mi trasse al varco, Estazio e io seguitavam la rota che fe l'orbita sua con minore arco. Sì, passeggiando l'alta selva vuota, folva di quella che al serpente crese, tempravi passi un'angelica nota. Forse in 3 voli tanto spazio prese di sfrenata saetta quanto eramo rimossi quando Beatrice scese. Io sentì mormorare a tutti Adamo, poi cerchiare una pianta disfogliata di foglie d'altra fronte in ciascun ramo. La coma sua, che tanto si dilata più quanto più è su, fora dall'indine i boschi lor per altezza ammirata. Beato sei grifon che non discindi col becco desto legno dolce al gusto, poscia che mal si torci il ventre quindi. Così d'intorno all'albero robusto gridaron gli altri, e l'animal binato sì si conserva il seme d'ogni giusto. E volto al temo che li avea tirato, trasselo al piede della vedova frasca, e quel di lei a lei lasciò legato. Come le nostre piante, quando casca giù la gran luce mischiata con quella che era già dietro alla celeste lasca, turgide fanzi, e poi si rinovella di suo color ciascuna, pria che il sole giunga di suoi corsier sotto altra stella, men che di rose, più che di viole, colore aprendo, si innovò la pianta che prima avea le ramore, sì sole. Io non l'intesi, né qui non si canta l'inno che quella gente allor cantaro, nella nota soffersi tutta quanta. Se io potessi ritrar come a sonnaro gli occhi spietati vendo di siringa, gli occhi a cui pur vegghiar costossi caro, come pintor che con essempro pinga disegnerei com'io m'addormentai,
ma qual vuol sia che la sonnar ben finga. Però trascorro quando mi svegliai e dico che un splendor mi squarciò il velo del sonno e un chiamar surgi che fai. Quali a veder dei fioretti del melo che del suo pome gli angeli fa ghiotti e perpetue nozze fa nel cielo. Pietro e Giovanni, Jacopo, condotti e vinti, ritornaro alla parola dalla qual furono maggior sonni rotti, e videro scemata loro scuola, così di Moise come d'Elia, e al maestro suo cangiato stola, tal tornai io, e vidi quella pia sovra me starsi che conducitrice fu dei miei passi lungo il fiume Pria. E tutto in dubbio dissi, ov'è Beatrice? Ond'ella, vedi lei sotto la fronda nova sedere in sulla sua radice, vedi la compagnia che la circonda, gli altri dopo il grifon sen vanno fuso con più dolce canzone e più profonda. E se più fu lo suo parlar diffuso non so, però che già negli occhi m'era quella che ad altri intender m'avea chiuso. Sola sedeasi in sulla terra vera, come guardia lasciata lì del claustro che legar vidi alla biforme fera. In cerchio le facevan disse claustro le sette ninfe, con quei lumi in mano che son sicuri di aquilone ed austro. Qui sarai tu poco tempo, Silvano, e sarai meco senza fine cive di quella Roma onde Cristo è romano. Però, in pro del mondo che malvive, al carro tieni or gli occhi e quel che vedi, ritornato di là, fa che tu scrivi. Così Beatrice, e io che tutto ai piedi di suoi comandamenti era divoto, la mente e gli occhi ov'ella volle diedi. Non scese mai con sì veloce moto, foco di spessa nube, quando piove da quel confine che più va remoto, come ovio calar l'uccel di Giove per l'alber giù, rompendo della scorza nonché di fiori e delle foglie nuove, e ferì il carro di tutta sua forza, onde il piegò come nave in fortuna vinta da l'onda, or da poggia, or da orsa. Poscia vidi avventarsi nella cuna del trionfal veicolo una volpe che d'ogni pasto buon parea digiuna, ma riprendendo lei di là i depulpe, la donna mia la volse in tanta fuga quanto sofferser l'ossa senza ponte. Poscia per indi ond'era pria venuta, l'aguglia vidi scender giù nell'arca del carro e lasciar lei di sé pennuta. E qual esce di cuor che si rammarca, tal voce uscì del cielo e cotal disse, o navicella mia, con mal sei carca. Poi parve a me che la terra s'aprisse trambo le ruote e vidi uscirne un drago che per lo carro sulla coda fisse. E come vespa che ritrage l'ago, a sé traendo la coda maligna trasse del fondo e gisse vago, vago. Quella che rimase, come da gramigna vivace terra, dalla piuma offerta forse con intenzione sana e benigna, si ricoperse e funne ricoperta l'una e l'altra rota il termo intanto che più tiene un sospir la bocca aperta. Trasformato così il edificio santo mise fuor teste per le parti sue, tre sovra il temo e un in ciascun canto. Le prime erano cornute come bue, ma le quattro un sol corno avean per fronte, simile mostro visto ancor non fu. Sicura, quasi rocchi in alto monte, seder sovresso una puttana sciolta m'apparve con le ciglia intorno pronte. E come perché non gli fosse tolta, vidi di costa a lei dritto un gigante e baciavansi insieme alcuna volta. Ma perché l'occhio cupido e vagante a me rivolse, quel feroce drudo la flagellò dal capo in fin le piante. Poi, di sospetto pieno e d'ira crudo, disciolse il mostro e trasser per la selva, tanto che sol di lei mi fece scudo alla puttana e alla nuova belva. Grazie dell'attenzione, scusate dei problemi tecnici, ci vediamo allora la settimana prossima.